Come ogni fine settimana si registrano meno tamponi, di conseguenza meno casi rilevati, ma i morti rimangono sempre in numero elevato. Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 83.403 nuovi casi di Covid a fronte di 541.298 tamponi effettuati. Il tasso di positività si attesta al 15,4%, in lieve calo rispetto al 16,1% del giorno precedente. I morti sono 287, portano il totale dei decessi d'inizio pandemia a 141.391. Guarite 76.679 persone. Nelle ultime 24 ore in Lombardia si sono registrati 9.883 casi di Covid e 81 morti. Inizio epidemia, i decessi in regione salgono a 35.992. I tamponi processati sono 68.733 con un indice di positività del 14,3%. I pazienti Covid in terapia intensiva calano a 267, meno 1. I ricoverati salgono a 3.649, più 83. I dati per province vedono 3.350 contagi nel milanese, di cui 1.420 a Milano città, Pavia 555. Per il sottosegretario alla salute Andrea Costa, l'Italia Colori è stato indubbiamente un sistema utile e condiviso con le regioni. È fondamentale continuare in questo percorso condiviso, ma anche sull'Italia Colori credo che una riflessione possa essere assolutamente fatta, perché è giusto, davanti a un 90% di italiani vaccinati, dare delle prospettive ai cittadini, conclude Costa. Sono stabili intanto al 18% d'occupazione le terapie intensive, mentre i ricoveri ordinari salgono al 29%, più 1%, entrambi i valori a un passo dalle soglie arancioni, che sono rispettivamente del 20% e del 30%. È quello che emerge dal monitoraggio quotidiano di Agenas, aggiornato con i dati delle ultime 24 ore. Le soglie che portano alla zona arancione sono superate in Valle d'Aosta, che è quella in fascia da oggi, ma sul filo anche Piemonte, Sicilia, Friuli Venezia Giulia e Abruzzo, tutte con un valore superato e l'altro ormai al limite. La crescita dei casi sta facendo emergere una nuova criticità, quella di pazienti Covid asintomatici che devono essere operati, ad esempio per tumore o frattura, ma che risultano positivi all'ingresso in ospedale. È una popolazione in crescita esponenziale per la quale servono protocolli e spazi dedicati che oggi non sono codificati, con il risultato che ogni azienda si organizza come meglio crede, spiega Antonio Giarratano, presidente della Società Italiana d'Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva. 4 milioni e mezzo nella settimana dal 10 al 16 gennaio, quota mai toccata finora, è il record di prime dosi, in gran parte terze dosi, anche se le prime, appunto, soprattutto nei bambini tra i 5 e gli 11 anni compresi, sono risalite. Dopo le 93.000 di sabato, ieri 62.000, sono dati della Fondazione Gimbe, che fa notare anche che dei 542.000 nuovi vaccinati, ben 137.000 sono over 50. Questo significa che la definizione dell'obbligo qualche risultato lo ha portato. Nel 2021, dopo la flessione del 2020, meno 0,2%, i prezzi al consumo tornano a crescere in media d'anno, più 1,9%, registrando l'aumento più ampio dal 2012, più 3%. Lo riferisce l'Istat, precisando che la ripresa dell'inflazione nel 2021 è essenzialmente trainata dall'andamento dei prezzi energetici, più 14,1%. Stante l'evolversi della situazione pandemica nel nostro paese, si è reso necessario lo slittamento di 2 mesi della 60ª edizione del Salone del Mobile, che pertanto non si terrà più ad aprile ma dal 7 al 12 giugno, spiega Claudio Feltrin, presidente di Federlegno Arredo, una decisione precisa che permetterà lo svolgimento della fiera in totale sicurezza. Fine pomeriggio difficoltoso per chi viaggiava in autostrada sulla A7 Milano-Genova. Un'auto ha perso il controllo, si è ribaltata dopo Binasco tra Bereguardo e Groppello in direzione Genova. L'autostrada è stata subito chiusa al traffico per permettere ai soccorritori di intervenire sia con ambulanza che con elisoccorso. I vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare le cesoie per aprire le lamiere, estrarre i 2 feriti, un uomo e una donna cinquantenni di Cardano al Campo, Varese, sono in gravi condizioni al Policlinico San Matteo di Pavia. Un ago finito in una confezione di riso destinato ai bambini della scuola di infanzia di Bressana. Per fortuna una cuoca della mensa gestita da SM Voghera si è accorta per tempo prima che qualche bambino potesse ingoiare quest'ago. Ha subito avvertito sia i responsabili della scuola che quelli della mensa e poi ha sporto denuncia contro ignoti alla stazione dei carabinieri di Bressana.
Si torna a contare il numero dei contagi nelle case di riposo del Pavese. A Santa Margherita di Pavia risultano positivi 40 ospiti e 10 dipendenti, al Pertusati 10 anziani e 2 assistenti, alla casa di riposo Pezzani di Voghera sono saliti da 9 a 10 gli ospiti colpiti dal Covid, oltre a un operatore e a un medico. Tutti hanno fatto 3 dosi e proprio per questo motivo nessuno ha particolari problemi di salute se non lievi sintomi Covid che è arrivato, precisano da SST dall'esterno, dalle visite di qualche parente. Pronto meteo per il 18 gennaio e per tutta la settimana persiste la fase di stabilità sul nord-ovest, garantita dalla permanenza dell'anticiclone, quindi ancora tanto sole con minime sotto zero e clima più mite sui rilievi, temperature tra meno 3 e 8 gradi. Tutti gli aggiornamenti su prontometeo.it a cura di Marcello Poggi e Gabriele Campagnoli. Queste le notizie che trovate come sempre con approfondimenti sui nostri siti pavia1tv.it, itinerarinews.it, lombardialive24.it, oltre alle nostre pagine social. Editore, agenzia Creativamente, informazione libera, verificata, gratuita, non allarmistica, da condividere senza restrizioni.